Sanremo Live, in collaborazione con Spina Santa, in via Stadio 3, a Melito Porto Salvo. Liquori, dolci, miele, marmellate. Illimitabile re delle bibite al bergamotto. Il Bergotto. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frullata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Puoi trovare i prodotti Scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live! E non sembravano allegri, ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. Cari amici, abbiamo qui con noi Mirko il cane, protagonista di Sanremo, la categoria giovani si chiama? Giovani, pelo diciamo, no, però insomma giovani. Giovani, va bene. Saremo giovani. Siamo tutti bene, tu come stai? Io sto bene, non c'è male. Dormo poco ma sto bene. Io ti seguo, il tuo diario, non si mangia, si dorme poco, tante sigarette, ultima telefonata a mamma, com'è? Quello è il problema, si riesce, almeno a mamma ogni tanto ci riesco a telefonare, ma insomma no, qui c'è una frenesia che però è una bella frenesia, perché c'è sempre da parlare di musica e di cose che mi interessano, quindi ben venga, dormo poco, poi c'è tempo per dormire. Parliamo un po' della tua canzone, Stiamo tutti bene, quindi un bel coraggio portare sia questo tema affrontato spesso e volentieri e anche recitata. Sì, recitata, io la interpreto come una canzone parlata, però sicuramente, anche perché non ho molto a che fare con la recitazione, però sicuramente c'è vicina. Io mi prendo la responsabilità di parlare di un tema simile, pur essendo un giovane o una giovane proposta, torno a ripetere, stavolta senza scherzare, non sono giovanissimo, quindi insomma mi prendo questa responsabilità perché mi piace definirmi un cantautore e i cantautori che io ho in mente quando dico la parola cantautore l'hanno fatto prima di me e io voglio seguire le loro orme e prendermi la briga di fare il cantautore. C'è anche una bella collaborazione, c'è la produzione di Steve Lyon. Assolutamente, Steve è stato un incontro di quelli da sogno, non ve lo devo dire io con chi ha lavorato. Insomma, The Cure, parliamo dei Depeche Mode, stiamo parlando di Paul McCartney, insomma tanta roba. Sì, passare da lì a Mirko il cane è stato decisamente un... Porta bene. Porta bene, no, è stato un incontro prima di tutto umano, perché ci siamo trovati a livello personale, scherzando, parlando di musica e tutt'altro, fino a che non abbiamo deciso di collaborare per questo disco che esce. Esce domani, no? Esce il 9 febbraio. Ne vogliamo un po' parlare, scostiamoci un po' dal festival, noi Sanremo, parliamo un po' di questo disco, cosa troviamo? 11 tracce, usi tanto l'ironia per raccontare la realtà, perché? Per sdrammatizzarlo o per arrivare ancora meglio un po' alle persone? Non ho grande intenzione di sdrammatizzare, anche perché negli ultimi tempi c'è poco da sdrammatizzare, qui stiamo tutti finendo in un livello più o meno al di sotto della mediocrità. Scherzo io nelle canzoni, faccio ironia, faccio sarcasmo, ma non troppo alla leggera, i temi sono sempre relativi alla nostra superficialità, al fatto di essere legati a cose che proprio non dovrebbero nemmeno esistere, ma sono 11 tracce, ognuna c'è il suo pezzetto di società. Troveremo qualche tour, puoi anticiparci qualcosa? E poi ultima domanda e ti lascio perché so che la giornata è piena, e se tra i giovani ci potrebbe essere qualche collaborazione, senza che ci anticipi nulla, fra questi giovani di questo festival? Ma assolutamente, io avrei piacere di collaborare con ognuno di loro, ti dirò che ho stretto un rapporto migliore con Ultimo, con Mudimbi, quindi insomma sicuramente se dovessi immaginare di fare qualcosa insieme anche di divertente ti parlerei di loro, ma stimo tutti quanti alla stessa maniera. Bocca al lupo a Mirko il cane, ti lascio il nostro microfono per salutare gli amici e telespettatori di Melito TV. Okay. Agli ascoltatori di Melito TV un saluto da Mirko e il cane. Ciao. Sanremo Live.